Presidente Larrè, buongiorno. Come al solito nei nostri dialoghi io sento fare grandi numeri e poi subito dopo viene un istinto di attenzione che... No, intanto oggi il nostro convegno si è parlato di passato, presente e futuro. Abbiamo cercato di guardare tutto a 360 gradi in maniera molto realistica, perché questo è il momento di guardare in faccia la realtà e cosa ci potrebbe proporre il futuro. Il futuro dice chiaramente che c'è un certo rallentamento, che abbiamo vissuto due anni importanti dove si è lavorato alla grande, dove il settore dell'edilizia, anche a causa dei super bonus, della cessione del credito e dello sconto in fattura, ne ha sicuramente usufruito. Ma non è solo questo, c'è stato anche di mezzo che la pandemia, e noi abbiamo riscoperto il bene casa, cosa significa stare in casa e capire le situazioni che dobbiamo andare a migliorare all'interno del nostro comfort abitativo. Detto questo, chiaro, il 2023 con gli aumenti che ci sono stati nel 2022, dove oggi l'inflazione è a 11,80 e quella percepita su base ISTAT, ma noi possiamo dichiarare tranquillamente che il settore dell'idrotermosanitario l'inflazione va dal 15 al 16%, quando oggi noi dichiariamo che ottobre 2022 su 2021 siamo a più 24,61, chiaramente cominciamo a sentire dei segnali di rallentamento e quindi si alza l'alert. Che tu mi avevi peraltro annunciato già mesi e mesi fa. Eh sì, vabbè, dico, io non è che sono bravo. Hai visto bene, non è purtroppo. Non è che sono bravo e riesco a intuire come avviene. È chiaro che i bonus edilizi hanno dato una forte spinta al mercato e quando dall'11 novembre del 2021 col decreto legge 157 praticamente si è fatto sì che i bonus si bloccassero e con tutti i valzer dei bonus a seguire e succeduti si è creato un clima di assoluta mancanza di fiducia sulla propensione a spendere delle famiglie italiane. Presidente, apriamo un attimo una parentesi per celebrare questo 23° convegno di Angaisa, finalmente in presenza, e mi pare che abbia avuto un buon successo. C'era la voglia, c'è la voglia del nostro settore di incontrarsi, di condividere idee, progetti e prospettive. Purtroppo nel 2020 e 2021 non è stato possibile realizzare il nostro convegno. Questo è il tuo primo convegno? Dall'anno scorso che sono stato eletto nazionale è il mio primo convegno, ho fatto il debutto ufficiale, è stato un debutto ufficiale bello, importante, con relatori di massima qualità, 600 partecipanti, non potevamo chiedere di meglio. Quindi sei contento e soddisfatto? Eh sì, siamo contenti perché ho letto negli occhi dei congressisti tanta soddisfazione e l'obiettivo di chi fa associazione, di fa cultura d'impresa è guardare negli occhi la soddisfazione di chi partecipa ai nostri eventi. Quindi, lo sai che ti aspetta questa domanda, come vanno i rapporti col mondo elettrico? Li abbiamo incontrati, oggi li abbiamo ospiti, ma con immenso piacere nei primi mesi di gennaio sicuramente continueremo a buttare giù delle sinergie e prospettive di collaborazione future. Quindi vi siete seduti al tavolo insieme? Eh sì, vabbè, ma è una cosa dovuta, normale. Purtroppo dico, magari tu Giancarlo ci hai mangiato un po' sopra nel corso del 22 perché è il tuo mestiere, quindi fa parte del gioco. Ma non c'è stata l'opportunità di poterli incontrare perché io vivo a Messina, si è lavorato tanto e chiaramente nei miei pochi spazi quando salgo su a Milano cerco di incastrare tutti gli appuntamenti. Ma ovviamente i produttori sono ben contenti di aver trovato altri sfoghi, ma oggi io ho intervistato Cussino per esempio, che è un vostro importantissimo esponente, il quale, esattamente come fanno gli elettrici, si è buttato sull'altro versante rendendo ibride molte sue filiali. Ma sì, ma non c'è dubbio, perché si è parlato... Non c'è nulla di strano. No, non si è, si è parlato dell'elettrico che entrasse nell'ITS, ma non è così, perché anche noi dell'ITS stiamo guardando all'elettrico, ma è chiaro che le due strade saranno assolutamente convergenti, quindi è questione di poco, è questione di saper aspettare, è questione di essere intelligente e programmare bene il proprio futuro.
Mi stai dicendo che presto in Angaisa entreranno anche distributori elettrici? No, non ti sto dicendo questo, non è stato ad oggi riunione dell'esecutivo ieri 29 novembre, non è stato preso all'ordine del giorno, ma non è detto che all'ordine del giorno di una delle riunioni che faremo del 23 si possa parlare tranquillamente di elettrico e di sinergia in comune. Va bene, concludiamo parlando di un argomento che so che ti piace molto, i giovani e Angaisa. L'ho fatto a mo' di cappello all'inizio del mio intervento. Io nasco dal primo Angaisa Giovane, 30 anni fa, l'allora presidente nazionale Torruccio Toscano mi ha prelevato dall'azienda, io ero appena 23, 24, 25enne e immediatamente mi ha infilato dentro nel mondo Angaisa, mi ha fatto mettere il cappellino e mi ha fatto innamorare. Perché Angaisa è qualità, è formazione, è cultura, è aggregazione. Settimana scorsa è partito il progetto, il 28 di ottobre siamo stati ospiti presso la Nobili Rubinetterie, hanno partecipato 26 giovani, hanno fatto network, gli abbiamo dato formazione attraverso una formatrice Veronica Verona, si è parlato di ricambio generazionale, un argomento molto importante, sensibile e particolare allo stesso momento, perché non è facile il ricambio generazionale aziendale, quindi è un argomento che va monitorizzato. Quanto vale oggi il mercato ITS? Vale, secondo fonti Cresme, 13 miliardi, 15 miliardi e mezzo. Noi come Angaisa, 250 soci, pesiamo circa 6 miliardi. Più i 148 soci sostenitori industria, che hanno un peso di circa 10 miliardi, quindi rappresentiamo circa 16 miliardi di euro, considerando 250 soci, più di 1000 punti vendita e 15 mila addetti ai lavori. Hai qualche altra novità da lanciare? No, stiamo lavorando per, affinché Angaisa diventa sempre un brand conosciuto e riconosciuto all'intera filiera. Abbiamo fatto domanda per entrare in Federcostruzioni, oggi mi hanno dato la conferma che probabilmente la nostra domanda sarà accettata e quindi perché noi vogliamo stare seduti anche nei tavoli governativi per poter sentire, ascoltare e dare il nostro pensiero. Molto bene, complimenti. Grazie.